Ben ritrovati in diretta con Buongiorno Dottore, nuovo appuntamento live dagli studi di Rete 7. Allora io vado a fare subito il bentornato al cardiologo dottor Gianluca Aluni che abbiamo in videocollegamento. E allora, buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottor Aluni, il tema è, vabbè, riguarda un po' la vita di tutti i giorni, naturalmente il rapporto cuore e sport. Tra l'altro ci sono anche delle notizie recenti che, lo diciamo già, ma so già che lo dirà lei, generalmente fanno intendere che insomma fare sport fa bene. Però lo approfondiremo, dottore. Intanto io ricordo sempre 011-06-00774 è il numero di telefono per intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Per mandare invece SMS o WhatsApp il numero è il 348 80 40 254. Brevemente le regole per intervenire nella nostra trasmissione. Assolutamente l'audio del televisore abbassato a zero, ricordatevelo sempre, non deve esserci audio dal televisore quando telefonate. Il televisore deve essere silenziato. Niente viva voce. E mai fare più di un intervento per puntata, messaggio o telefonata che sia. Detto questo, allora, cuore e sport, ovviamente, dottor Alunni, penso che automaticamente verrebbe da dire, è sempre bene fare sport, forse con qualche accortezza, ma naturalmente parliamone. Sì, poi cuore e sport è inteso come cuore e attività fisica, poi diciamo che lo Sì. sport è inteso come sport sia amatoriale che diciamo agonistico, cambia ancora un po' le regole, ma in Certo. generale lo sport, che esso sia uno sport agonistico con delle regole particolari, dei controlli particolari, che sia uno sport, diciamo così, per star bene, assolutamente. È un farmaco in realtà per prevenire e per curare le malattie cardiovascolari. Noi sappiamo che quasi la metà della popolazione sopra i 65 anni non pratica nessun tipo di attività, quindi si ritiene un sedentario e questo non aiuta. Lo sport in generale, quindi inteso come le passeggiate anche in maniera, diciamo, le classiche 10.000, i classici 10.000 passi, 30 minuti di passeggiate al giorno. Continuativi in realtà riducono molteplici fattori di rischio, riducono i livelli di glicemia, prevengono il diabete, riducono i livelli di colesterolo aumentando il colesterolo HDL, che è il colesterolo buono, riducono la pressione arteriosa, quindi diventano effettivamente una terapia che non è una terapia farmacologica a cui noi dobbiamo sempre pensare. Quindi, quando si parla di sport, in realtà in generale si parla di attività fisica continuativa, che va, diciamo così, cucita addosso alle caratteristiche del paziente, quindi o della persona, una persona magari che ha sopra i 65 anni, che ha un, non gli si può chiedere di fare 300 passi al minuto, però gli si può chiedere di fare delle passeggiate, magari a un'andatura moderata, costante, è solo che purtroppo questo viene sempre un po' lasciato da parte. Ecco, sì, intanto io recuperavo le notizie, vabbè, in questo caso siamo sulla Gazzetta dello Sport che evidentemente parla bene dello sport, però ecco, non c'è bisogno di essere la Gazzetta, sappiamo che fare sport fa bene. Allora, dottor Alunni, possiamo aggiungere sport aerobico, Sì, soprattutto? fondamentalmente sport aerobico che va poi è abbastanza facile calcolare la funzionalità, no? Di quando si intende uno sport aerobico, di solito si fa 220 meno l'età della persona che deve fare questo tipo di attività e si sta intorno al 70% di questo valore, diciamo che 220 meno 50 fa 170. Più o meno la frequenza, se togliamo il 30% per un cinquantenne, diciamo che fa 15 per 3 fa 45, diciamo sui 105 di frequenza noi siamo tranquilli che si fanno attività aerobica. Questa ovviamente dipende, questa frequenza massimale che noi andiamo a calcolare dipende dalle caratteristiche anche fisiologiche e personali della persona, dipende dal grado di allenamento. Ovviamente un paziente allenato raggiungerà tardivamente questa frequenza massimale, questo 220 meno l'età, perché sappiamo anche che lo sport, soprattutto se è uno sport allenante, riduce la frequenza cardiaca basale. È noto come gli sportivi, atleti abbiano delle frequenze a riposo cardiache basse, questo proprio perché gli permette di aumentare la performance, perché raggiungono tardi poi questa frequenza massimale. Ma al di là dell'aspetto pratico, l'attività aerobica e anche la passeggiata, cioè io dico sempre ai miei Ecco. pazienti, dico sempre ai pazienti in generale, che noi dobbiamo darci degli obiettivi per poter fare attività fisica. Allora magari dico tutte le mattine andiamo a comprarci il giornale nell'edicola a
a 4 isolati di distanza. Ecco, questo potrebbe essere un obiettivo, intanto che si va a comprare il giornale, che non è neanche una cosa pesante, poi diventa una cosa culturale perché uno lo deve anche leggere, magari si fa 4 km andare e 3 km a tornare, ecco, però ha un obiettivo per fare quella passeggiata, mentre molti di noi se si dice andiamo a fare una passeggiata magari non hanno voglia. Quindi quando non si ha questa costanza, magari darsi degli obiettivi aiuta quantomeno a iniziare. Poi noi sappiamo che ci sono studi che ci dicono che le abitudini della testa umana, del cervello umano, cambiano dopo 19 giorni. Quindi dopo 19 giorni di questo obiettivo probabilmente la stessa persona va a farsi la passeggiata anche se non deve andare a comprare il giornale. Quindi tutto sta nell'iniziare, avere la cultura di fare questa attività. Poi magari uno prende 4 farmaci e non fa una piega, mentre gli si chiede di farsi una passeggiata tutti i giorni, Certo. ha difficoltà. Mi sento di aggiungere, magari uno odia la persona che lo trascina a fare un po' di attività fisica, quando però la persona non c'è perché non può, magari può accadere che venga, quando lui dice a tenere duro, perché poi magari finché psicologicamente l'altro è oppressivo è un conto, quando l'altro non c'è più, magari ti viene anche poi voglia di farlo autonomamente. Non sapevo questo calcolo così della quota 220 meno l'età per la soglia massima raggiungibile. È Sì, interessante. ognuno di noi il cuore ha un riempimento, no? E automaticamente uno svuotamento, e sappiamo che sopra certe frequenze che sono legate all'età, un ragazzo di 20 anni ovviamente può raggiungere frequenze, poi si può andare anche più sopra questa frequenza massimale teorica, si chiama frequenza massimale teorica perché è proprio teorica rispetto all'età del singolo paziente, però questo ci dà un'idea indicativa di quale può essere la frequenza massimale che si raggiunge. Di solito nella passeggiata questa frequenza non deve essere raggiunta, ma bisogna stare intorno circa al 70% di questa frequenza massimale, che come abbiamo visto è facilmente calcolabile per ognuno di noi. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 è il numero per i vostri SMS o WhatsApp. Allora, intanto la regia ci ha proposto un'immagine interessante di cui volevo parlare, dottor Alunni, perché giustamente lei ha detto c'è anche la camminata veloce, che non è proprio sport, ma un po' sì, cioè è qualcosa che è consigliato, che può fare bene, soprattutto per iniziare. La regia ci ha proposto un po' l'opposto. Cioè la palestra, il tra virgolette fisicarsi, cioè la forma fisica fatta con esercizi spesso anche molto rapidi, molto per così dire violenti, che aiutano molto a sviluppare la tonicità muscolare, insomma il fisico, è chiaro che qui non siamo proprio sull'aerobico, ecco. Sì, nel senso che poi, come in tutte le cose, c'è l'eccesso, nel senso che l'eccesso di non far nulla porta a delle problematiche, l'eccesso di fare determinate cose porta ad altre problematiche. Ai cardiologi e ai medici in generale piace quello che dicevi tu, c'è l'attività aerobica, dove c'è un consumo di ossigeno costante, dove non si va nella produzione di acido lattico, dove non si fanno sforzi isometrici, cioè dove si sollevano dei pesi. Quindi questa è l'attività che di solito viene consentita. Poi se uno va in palestra e fa un'attività, diciamo così, equilibrata, moderata, seguita in maniera costante, non succede niente. Quando si fa un eccesso, quindi si hanno questi sforzi fisici molto importanti, noi vediamo per esempio in atleti che fanno sollevamento pesi ad alto livello, diciamo quindi ad alta intensità, magari patologie di dilatazione dell'aorta, sviluppano l'ipertensione, quindi hanno poi delle complicanze legate a questo sforzo eccessivo. Quindi gli eccessi non vanno mai bene. Il consiglio è comunque quando si fa un'attività fisica intensa, e quindi quando si superano o si tenta di superare certi limiti, in realtà avere sempre un riferimento medico, che può essere il medico dello sport, può essere il medico di famiglia, che ci dà delle indicazioni su quale anche la nostra performance può arrivare, su come gradatamente aumentare la quota allenante del nostro organismo, no? Perché poi si verifica un fenomeno che sanno meglio di me i medici dello sport, quindi il sovrallenamento, dove poi l'allenamento ti porta a essere non più performante, ma meno performante di quello che ci aspettiamo. Ma su tipi di sport, tipo il sollevamento pesi, in maniera, diciamo così, molto molto importante, ecco, quello deve essere fatto assolutamente sotto un controllo di chi ha competenze. E poi qualche volta si passa sull'eccesso, si vengono utilizzati anche i farmaci, in realtà, che aumentano la massa muscolare proprio per avere una
diciamo così, una struttura muscolare più efficace e quindi si generano automaticamente degli altri meccanismi che possono portare ad altre patologie che ben conosciamo. Insomma, fare palestra anche in senso classico, pesi, può anche andar bene facendo però attenzione in modo, ecco, moderato, senza esagerare. Allora, l'importanza fondamentale, dottor Aluni, anche proprio parlando di allenamento, sia aerobico ma sia anche in palestra, del riposo. Quello che dicevo un po' prima, ma credo che si possa dire. Quello che dicevamo prima, nel senso che per un ragazzo di 20 anni la frequenza massimale teorica è quella che noi calcoliamo con 220 meno l'età, e una buona attività di allenamento è tra quel 60-70% che dicevo io della frequenza massimale. Noi siamo tranquilli che su quelle frequenze lavoriamo in aerobiosi e quindi diamo, diciamo così, un input positivo al nostro organismo e soprattutto al nostro apparato cardiovascolare. Quando si cominciano a superare quelle frequenze, quindi o quando si lavora in aerobiosi, allora bisogna farlo con attenzione, avere dei giusti tempi di recupero, però cercare di farlo in maniera graduale. E un'altra cosa importante che tengo a dire, soprattutto per chi pratica un'attività magari più intensa, anche a livello amatoriale, perché poi l'attività agonistica, quella che noi conosciamo tutti, dove ognuno di noi è iscritto a una federazione, c'è già un programma di screening, no? Tutte le persone che fanno attività agonistica, quindi dove c'è una competizione, devono fare una prova d'sforzo, devono fare una visita di un'unità medico-sportiva. Molti di noi invece fanno un'attività, diciamo così, agonistica personale, cioè competono magari con l'amico correndo, competono con l'amico in palestra, quindi non avendo alle spalle una federazione, magari non fanno questa valutazione. Quindi quello che dico sempre io è che quando noi vogliamo fare qualcosa di più, è la classica passeggiata che è utile al nostro fisico, al nostro cuore, al rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, è fare sempre una valutazione medico-sportiva, perché il fatto di correre, faccio l'esempio al Valentino, sopra certe frequenze, sopra certe intensità, è la stessa cosa di fare la maratona con una struttura federale alle spalle, cioè lo sforzo è lo stesso, cambia l'aspetto burocratico, quindi molte volte quello che corre da solo non fa queste valutazioni, invece sono estremamente importanti. Parlando di camminata veloce, passeggiata, c'è quella parola magica in voga da diversi anni che è fit walking, che è spesso legata anche alla prevenzione, insomma, di malattie cardiache. Sì, quella è un'ottima cosa. Io vedo molte persone che fanno questa passeggiata veloce ed è nata proprio dal punto di vista anche per persone che non hanno a cui non piace per esempio correre o a cui non hanno magari caratteristiche anatomiche per riuscire a correre. Quella è l'attività in realtà migliore. Però quello che dico io è che uno può anche andare in giacca e cravatta a lavorare in metropolitana, scende alla fermata prima. E dalla fermata della metropolitana, passo svelto in giacca e cravatta, sia che piove, si mette un ombrello oppure col sole, può farsi la sua passeggiata fino in ufficio. Quindi, perché poi questo spaventa sempre: mi devo alzare un'ora prima, devo cambiarmi, andarmi a fare la doccia. Non tutti riusciamo a farlo, ed questo è comprensibile. Chi ha figli deve preparare la colazione ai figli, c'è tutto un meccanismo dietro. Però, se noi facciamo piccole cose, un quarto d'ora prima uscire di casa per scendere alla fermata prima, non è grave. Abituiamo anche i nostri figli a fare magari la passeggiata. Molti di noi li portano a scuola in macchina, fanno 200 metri per portarli in macchina, poi Certo. magari girano 2 ore per cercare parcheggio. Cioè, capire e abituare anche i nostri figli a una cultura diversa, una cultura dell'attività fisica e dello sport in generale. Però, come si fa a dire a un figlio: vai a farti una passeggiata, fai qualcosa, se noi siamo i primi a stare seduti davanti al divano? No, io credo che sempre il nostro comportamento condiziona anche quello dei nostri figli, che saranno poi a loro volta condizioneranno gli amici e di conseguenza si aumenterà. Teniamo conto che noi siamo una delle popolazioni dove ha più tasso di obesità, quindi l'attività fisica riduce l'obesità, e a parità di peso corporeo, cioè la stessa persona, anche se non perde peso, ma cammina meno, ha un minor rischio di eventi cardiovascolari. Questi sono dati scientifici, quindi camminare fa comunque bene indipendentemente dal fatto che uno possa o meno perdere peso. Mi sento di aggiungere, dottor Aluni, per chi vive in città, che spesso non ci si rende conto che fare un pezzo a piedi non si perde mica tempo. Uno dice, vabbè, capisco la bici, ma no, in certe zone molto trafficate la differenza è veramente minima ed eviti cose come parcheggio, cose di questo genere. Spesso non ci se ne rende conto. Intanto ci è arrivato un messaggio e noi lo andiamo a leggere.
Vorrei sapere al dottor Alunni cosa pensa dell'allenamento in piscina 2-3 volte a settimana per un uomo di 55 anni, 30-40 minuti per sessione. Grazie. Questo ha anticipato anche una domanda che volevo fare al dottore. Prego. Credo che il nuoto sia un ottimo sport, nel senso che il nuoto è un'attività aerobica, è uno sport dove non si sovraccaricano molto le articolazioni, quindi anche la sollecitazione che uno ha è minore. È uno sport aerobico, uno sport che dà anche, tra virgolette, un rimodellamento al nostro fisico, probabilmente è simile ma migliore di quello che si ottiene magari facendo degli sforzi isometrici intensi, tipo il sollevamento pesi, e credo che se uno ha il tempo di andare è veramente un ottimo sport dal punto di vista cardiovascolare. Mi veniva in mente una cosa sul nuoto, ma non vorrei... No, diciamo che a volte fare sport ad alto livello, non altissimo, paradossalmente ti mette quasi più in forma che non poi avere veramente, nel caso del nuoto, per esempio, le spalle da nuotatore, che sono una cosa bellissima, ma soprattutto facendo un allenamento serio, entro un certo limite, credo che i risultati sul proprio fisico si vedano e anche sul proprio cuore, come diceva dottor Alunni. Qui è la domanda che volevo farle. Possiamo trovare degli sport meglio di altri per, ovviamente lei già diceva, quelli aerobici, ma dovesse dire alcune discipline sportive? Beh, diciamo che tutto ciò che è camminata veloce, cioè tutto ciò che è camminata rapida, questo è sicuramente lo sport migliore, dove non ci sono, diciamo così, scatti ripetuti. Cioè anche la partita di tennis, se uno si mette a fondo campo, può diventare un'attività aerobica. Cambia quando la partita di tennis diventa molto competitiva e uno deve fare degli scatti ripetuti, poi fermarsi, poi riscattare e poi rifermarsi. Ecco, questo è, diciamo che lo sport migliore, se vogliamo dire, è il fit walking, ecco, la camminata rapida, la corsa e lo stesso nuoto. Sugli altri, quelli dove ci sono sollecitazioni continue, dove ci sono soste e diciamo così sprint rapidi, questi diventano sempre un po' più un problema, richiedono un'attività allenante diversa e quindi sicuramente sollecitano in maniera negativa l'apparato cardiovascolare rispetto alla marcia continua e costante. Ecco, a proposito, so che esulo un po' dalla questione cardiaca, ma forse l'unica controindicazione, specie se si è nei centri urbani, potrebbero essere magari le articolazioni, le ginocchia, visto la quantità di asfalto, la non facile possibilità di trovare tratti invece tra i prati, così. Sì, c'è l'aspetto anche, sicuramente l'aspetto delle sollecitazioni, però anche quello ovviamente... Non ci si chiede a chi abita in centro magari di correre sotto i portici, ma di fare la passeggiata, diciamo, a passo un po' più svelto quando si va a lavorare e si accompagna le ragazze a scuola, perché poi c'è sempre un po' questa cultura di dire no, io lo faccio, devo farlo in un certo modo, ma guardate che camminare a 80-100 passi al minuto non è una cosa così impossibile, non è che diciamo che i rischi che uno ne ha sono molto superiori cioè i benefici che uno ne ha sono molto superiori ai rischi che uno può avere alle articolazioni, a patto che non abbia già di per sé, non so, dei problemi articolari o ortopedici importanti. Però secondo me questo si può fare. L'aspetto di correre fuori, diciamo di passeggiare all'aria aperta, per alcuni, non per tutti, sicuramente c'è l'aspetto, diciamo, emotivo, di rilassamento, perché corre in mezzo al verde o cammina in mezzo al verde, è piacevole. Però io credo che se uno abita in centro e si fa una passeggiata a passo svelto e guarda Torino, e Torino è bellissimo a camminare, cioè uno parte la mattina, si fa una bella passeggiata e secondo me è appagante lo stesso. Poi c'è chi abita fuori Torino, che deve venire in macchina, ma anche per queste persone la macchina si può lasciare all'isolato prima dell'ufficio e andarsi a fare la passeggiata. Chi ha il posto in ufficio lascia la macchina in ufficio, va in quel fatidico giornalaio a comprarsi il giornale. Ecco, ci sono tante, secondo me, le strategie. Basta avere un po' di impegno e capire che diventa una terapia. Allora, quando uno capisce questo, secondo me la soluzione la trova. Beh, quello che lei citava, dottor Alunni, sono gli stimoli psicologici, gli stimoli emotivi. Camminare, guardare Torino, mi viene in mente una famosa scena di un famoso film, Rocky 4, mi pare, dove Rocky Balboa e Ivan Drago fanno lo stesso identico allenamento, ma in realtà quello di Rocky è meglio perché in mezzo all'antura, in mezzo agli alberi, in mezzo alla neve, l'altro è chiuso in una palestra. Quindi a parità di allenamento, l'essere in un ambiente un pochettino più stimolante.
È un'altra cosa. 011-06-00-774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp. Ovviamente non siete obbligati a intervenire solo sul tema della trasmissione. Eccolo qua, un Sylvester Stallone d'antan con un bel troque. Qui siamo di nuovo un po' sull'eccessivo, ecco, non fatelo questo. Beh, però il senso è un po' troppo, diciamo. Era allenante, nel senso, su una competizione, sì. Questo è quello che dicevo prima, c'è lo sport, poi ha varie sfaccettature, c'è lo sport per star bene, quindi che riduce il rischio di eventi cardiovascolari, c'è lo sport competitivo agonistico che richiede un allenamento che ci dia una performance sempre migliore, no? Quindi noi vediamo gli atleti, i giocatori di calcio, e loro sono sicuramente, hanno una performance molto alta, gli richiediamo delle prestazioni molto alte, hanno però dei controlli molto molto frequenti, raffinati e sofisticati, cioè voglio dire, ma perché aumenta il grado di performance, diventa un'attività professionale rispetto a un'attività, diciamo così, che deve far solo star bene. Ecco, bisogna poi separare le due componenti. Ecco, dicevo, non è obbligatorio intervenire esclusivamente sul tema della trasmissione, si può intervenire su un qualunque tema di tipo cardiaco senza esulare, a volte ci accade che ci chiedono tutt'altro, ecco, purché si resti in tema, diciamo così, cardiologico. Dottor Alunni, tornerei, ecco, proprio sul tema del cuore, perché parlavamo dello sport come prevenzione soprattutto. Di alcune malattie in particolar modo? Cioè, lo sport previene soprattutto alcune problematiche legate al cuore rispetto ad altre? Beh sì, soprattutto la malattia coronarica, ecco. Dove si riducono i rischi legati alla patologia coronarica, perché se uno fa sport si riduce la pressione, che sappiamo essere uno dei fattori di rischio che poi può sviluppare aterosclerosi, si riduce l'obesità, che è legata poi a una cosa che si chiama sindrome metabolica, dove aumenta il colesterolo, aumenta la glicemia, si riduce il rischio di sviluppare diabete, che sicuramente è legato strettamente alla patologia coronarica, e quindi soprattutto alla patologia coronarica. Ma teniamo conto che noi consigliamo di fare sport anche chi è cardiopatico, cioè chi ha già una malattia coronarica per prevenire le recidive, e chi ha patologie più complesse anche nello scompenso cardiaco, un'attività fisica costante, ovviamente adattata alle caratteristiche di quel paziente che ha una sua ben chiara patologia con dei parametri molto definiti, quindi cucito addosso per quel tipo di paziente, l'attività fisica noi sappiamo che riduce il ricovero, riduce le recidive di ospedalizzazioni e riduce in parte anche la mortalità. Quindi non è soltanto che previene, ma l'attività fisica, ovviamente, sempre, come dico sempre, è un vestito che viene cucito addosso alla persona, un po' come la terapia farmacologica. In realtà anche chi ha già un evento cardiovascolare, anche patologie più complesse, in realtà ha un beneficio. Intanto ci è arrivato un messaggio, lo andiamo a leggere. Per i cardiopatici la bici fa bene, grazie, mi verrebbe da dire e come, ma sentiamo il dottor Alunni. Sì, 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 abbiamo detto questo, l'attività fisica in generale. Io poi, quando c'è l'attività fisica diciamo così, sulla bicicletta, cerco sempre di capire chi ci sta davanti, nel senso che se è un paziente che ha già una cardiopatia e magari prende dei farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, ecco, la bicicletta può, è sicuramente un'attività fisica che fa bene dal punto di vista strutturale, bisogna sempre stare attenti ad evitare i traumi, e quindi se uno prende l'anticoagulante, per esempio, perché è cardiopatico, la fibrillazione atriale, e cade dalla bicicletta, allora il rischio di avere delle complicanze emorragiche diventano alte. Per questo dico che l'attività fisica va un po' cucita in chi ha già una patologia cardiovascolare. Sicuramente la bici come attività fisica, essendo un'attività fisica aerobica, a meno che uno non faccia tutti i giorni la strada di Superga, ha un beneficio. Sì, in effetti fare tutti i giorni la strada di Superga è, diciamo, sollecita in modo, è una sfida veramente notevole. La panoramica sì, però, dottor Alunni, panoramica più semplice, quella va già meglio. Pino e poi sì, panoramica che non la direttissima. Vede, si trasforma poi in attività, diciamo, che non va tanto bene quando la persona che fa, per esempio, la bicicletta, se non è un atleta, quindi parliamo di me, ecco, perché non sono un atleta, quando comincio a spingere sulla pancia perché devo aumentare, no, diciamo così, la mia pressione su questa bicicletta per fare lo sforzo in salita, ecco, quella si può trasformare quasi in uno sforzo isometrico, quasi come quello sforzo che fa chi solleva pesi. Ecco, sì. Se noi riusciamo ad evitare questo passaggio, bicicletta va benissimo la panoramica, poi oggi abbiamo tante possibilità, ci sono le biciclette assistite, insomma abbiamo tanti aiuti, no?
per poter evitare questo tipo di sforzo. Quindi la panoramica va benissimo, a seconda delle caratteristiche di chi la fa. Magari io ho anche difficoltà a fare la panoramica, ecco. Certo. Allora, chiarissimo, intanto andiamo a leggere un altro messaggio. Allora, buongiorno, vorrei chiedere al dottore, ho fatto delle analisi di dimero 228, fibrinogeno 378, antitrombina di 118. Mio fratello ha fatto tre, penso, bypass, presumo, ma cosa dice per vaccini e coaguli al sangue? Grazie, Maurizio 61. Beh, intanto quei valori di dimero e fibrinogeno non sono significativamente aumentati, questo è il primo dato. Per quanto riguarda il fratello fatto il bypass, cioè esiste una familiarità diretta per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, e quindi noi sappiamo che se il fratello, il parente di primo grado, diciamo, ha avuto un evento cardiovascolare coronarico, i parenti di primo grado possono essere a rischio, dico possono essere a rischio perché non è la legge al 100%, e quindi devono evitare alcuni comportamenti per non aumentare ulteriormente questo rischio che ci è dato, ahimè, dall'ereditarietà. Per quanto riguarda la vaccinazione non c'entra nulla, non c'entra né l'aumento del D-dimero, non abbiamo studi che ci dicono che aumenta il D-dimero sia più a rischio di fare la vaccinazione, di questo io sono abbastanza tranchant dicendo che bisogna vaccinarsi, perché i rischi alla vaccinazione sono molto più bassi di quelli che sono i rischi di sviluppare la patologia da Covid se uno la prende, e quindi non c'è oggi un criterio di rischio definito superiore, salvo in rarissimi casi, che sconsigliano la vaccinazione, e quindi anche andare a fare degli esami pre-vaccinazione non ha un significato, diciamo così, né protettivo e né di ridurre gli eventi che la vaccinazione può dare, che sono, come abbiamo visto, molto molto bassi rispetto a quello che è la patologia in sé. Un altro messaggio. Un uomo di mezza età, considerando un'attività sportiva normale ma costante e una buona forma fisica, allora quali controlli suggerisce? Beh, questo è già un signore che, diciamo, che fa già il suo, e il resto consiglio di controllare l'assetto lipidico, ecco, questo una volta all'anno, perché se non ci sono degli squilibri particolari, quindi con un esame del sangue normale dove uno mette l'emocromo, la funzionalità epatica e il colesterolo totale, l'LDL, insomma, uno squilibrio dell'assetto lipidico, la glicemia, e magari misurarsi la pressione. Ogni tanto, quindi ogni tanto non vuol dire che uno deve tutti i giorni misurare la pressione 3 volte al giorno, può anche misurarla una volta al mese se è normale. Se vede che ci sono dei numeri che cominciano a essere alterati, allora avvicina le misurazioni, e qualora questi numeri siano confermati, appunto col medico eventualmente può correggere l'ipertensione. Il consiglio più grande, oltre queste tre cose, di cui due le fa già lui perché ha un'alimentazione equilibrata e si muove, e gli altri possiamo proporle noi, il controllo della pressione, è quello sempre di segnalare eventuali sintomi. Cioè, è un po' come la macchina, dico sempre, no? Noi portiamo la macchina a fare il tagliando, e se diciamo che la macchina è normale, cioè non sentiamo rumori, si limita a fare le tre cose, l'olio, i freni. Cambia invece se io dico, quando ho portato la macchina a fare il tagliando, guardate che in accelerazione questa macchina fa dei rumori strani. E questo vale anche per la medicina e soprattutto per la cardiologia. Anche se un paziente va dal medico a fare una visita preventiva, e la visita preventiva si limiterà a fare determinate cose, dove noi cerchiamo di arrivare in fondo alla malattia e capire se c'è, anche per un calcolo probabilistico, no? A seconda dei fattori di rischio, l'età, ma quello che fa tanto la differenza è il sintomo. Quindi, se lo stesso paziente con le stesse caratteristiche dice sto bene, non ho mai avuto nulla, uno si limita a delle cose. Se invece il paziente ti dice guarda che camminando in salita l'altro giorno mi è venuto dolore al petto, allora noi aumentiamo il livello di accertamenti e saliamo con i livelli che dobbiamo andarci, perché dobbiamo andarci a cercare o a confermare un sospetto. E quindi la parte, tra virgolette, del termometro del paziente, del sintomo che lui avverte, diventa determinante per fare una diagnosi corretta. 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 4254 per i vostri messaggi, e andiamo a leggere un altro messaggio. Mia figlia di 9 anni ha il forame ovale pervio con shunt, non so cosa significhi, ma ce lo spiegherà il dottore. Insufficienza valvola mitralica, ecco. A quale età si consiglia l'intervento di chiusura del forame? Può essere una controindicazione alla vaccinazione Covid? È affetta anche da mutazione del fattore V eterozigote e dell'MTHFR omozigote? Grazie, Maria.
Sì, ma allora intanto la bambina a 9 anni è molto piccola e l'indicazione a chiudere il forame ovale pervio non c'è, a patto che questo buchetto che si ha congenitamente dalla nascita, adesso questa è una bambina di 9 anni, non abbia dato degli eventi embolici. Cioè l'indicazione oggi è chiudere il forame ovale pervio che ha il 25% della popolazione, cioè una persona su quattro può avere questo forame ovale pervio e quando si ha sotto i 55 anni un evento ischemico cerebrale criptogenetico si dice, cioè sine altra causa, quindi non causato da altre cose. Allora a quel punto, se ho il forame ovale pervio, io posso dare un'indicazione alla chiusura. Sopra i 55 anni, in realtà, bisogna escludere un'altra cosa che sia che magari non sia associata alla fibrillazione atriale, quindi si fa un altro percorso. Quindi il forame ovale pervio non è una chiusura obbligatoria, ma è un'indicazione a chiuderla soltanto se c'è stato un evento, quindi questa bambina è piccolina e non si fa assolutamente nulla. Bisogna capire, nei bambini succede, che non sia, invece non sia una cosa diversa, che sia un difetto interatriale, ma credo che qua sia già stata fatta la diagnosi, allora in quel caso cambia se c'è un parametro che si chiama QPQS, che noi andiamo a calcolare, una differenza di portata tra il cuore di destra e il cuore di sinistra. Allora, se questo diciamo, rapporto è sopra 1,7, 1,8, allora a quel punto si può pensare di intervenire, ma non è, credo, questo il caso. Per quanto riguarda la mutazione dell'MHTFR omozigosi, noi oggi non la chiediamo neanche quasi più, perché abbiamo visto che di per sé è ritenuto un fattore, diciamo così, di aumento di rischio protrombotico, però poi non è una cosa che richiediamo più abitualmente. E quindi direi che per quello che ho letto, anche se non sono un infettivologo o un immunologo, probabilmente non vedo delle controindicazioni cardiologiche alla vaccinazione. Abbiamo un altro messaggio da leggere. L'altro giorno, facendo le scale qualche volta, quando sono arrivato su, ho avuto i battiti, va bene, un dolore forte al ecco, un dolore forte al petto, battiti a 200. Mi hanno portato al pronto soccorso, mi hanno curato, oggi ho messo l'alter. Cosa devo fare dopo che mi hanno controllato con l'alter? A chi rivolgermi? Cosa mi consigliate di fare? Aldo, 60 anni. Intanto bisogna capire cosa viene fuori dall'holter, che è un Ecco, l'olter. aspetto, perché l'holter ci può dare delle indicazioni tenendo conto che l'holter è limitato da un periodo temporale, cioè l'holter è 24 ore, quindi in quelle 24 ore devo aspettarmi qualcosa. Se non avviene niente nelle 24 ore, non è detto che alcune cose possano verificarsi nelle ore successive o nei giorni successivi, no? Quindi un holter di 24 ore registra 24 ore. Se ho l'evento in quelle 24 ore, allora ho fatto completato l'iter diagnostico, se non ce l'ho non è detto che non ci sia, quindi soprattutto se il sintomo persiste o se ho dei sospetti devo fare qualcosa di più dell'holter di 24 ore. E quindi il primo consiglio di questo signore è capire cosa viene fuori dall'holter. Noi poi dall'holter abbiamo delle idee perché andiamo a guardare delle cose e quindi ci viene il sospetto di fare qualcosa in più o qualcosa in meno. Quello che farei io probabilmente, visto l'holter, siccome il sintomo è venuto da sforzo, probabilmente farei poi eventualmente una prova sotto sforzo, perché la prova sotto sforzo tende a riprodurre il sintomo che ha avuto per capire se c'è un qualche cosa che è avvenuto sotto sforzo. Questo sì, e magari un ecocardiogramma. Ecco, queste sono le 3 cose che farei io per completare l'iter, visto che il sintomo è venuto sotto sforzo, probabilmente tentare di riprodurre il sintomo ci dà delle idee su quello che può essere successo. Andiamo a leggere un altro messaggio. Per gli sport da combattimento, il cuore ne risente, come bisogna preservarlo? Andrea, interessante questa osservazione. Sì, diciamo che allora gli sport da combattimento poi dipende, non so, ci sono dei sport da combattimento tipo il karate, no? Dove si fa tanta attività aerobica in preparazione al combattimento, no? Che poi è un combattimento diverso rispetto al pugilato, fondamentalmente. Quindi l'attività preparatoria di tutti gli sport in realtà di combattimento hanno una forte componente aerobica. Immaginiamo un pugile quanto deve stare in piedi a saltare, quindi va sicuramente fatto. Dal punto di vista cardiologico è lo sforzo legato al tipo in sé di sport da combattimento che può dare delle problematiche. E diciamo che molto 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 molto
poco probabile i traumi che possono generarsi su colpi presi a livello della cassa toracica. Questo potrebbe essere un'altra possibilità. Diciamo, sul cuore, gli sport da combattimento non sono controindicati, poi possono avere ovviamente tanti altri problemi che ben conosciamo. Abbiamo, ecco, intanto ci sono arrivati diversi messaggi. Camminare 40 minuti al giorno aiuta a prevenire e combattere le malattie metaboliche. Gianni da Rivoli. Sì, l'abbiamo detto prima, assolutamente, 40 minuti al giorno. Noi diciamo che il cutoff è 30, no? Se uno fa già 30 tutti i giorni, 5 giorni a settimana è già un successo. Se ne facciamo 40, sì, perché in realtà poi la sindrome metabolica non è altro che un complesso di patologie nello stesso individuo, l'iperglicemia, il colesterolo alto, l'ipertensione, l'obesità, l'iperuricemia, insomma, che sono tutti fattori che contraddistinguono questa definizione di sindrome metabolica, dove c'è uno squilibrio metabolico e l'attività fisica costante può sicuramente ridurre questo squilibrio. Dovremmo avere un altro messaggio, sì. Ho avuto doppia sostituzione valvolare mitrale aortica. Camminare e andare in bici mi fa bene. Ho 55 anni. Sì, diciamo, questo vale quello che Sì. abbiamo detto prima. Questa signora ha cambiato la protesi, ha messo una protesi valvolare mitrale che è aortica. Adesso bisognerebbe capire, credo che per la giovane età probabilmente l'abbia messa meccaniche, non credo che abbia messo la biologica. E questo di per sé l'attività fisica aerobica gli fa sicuramente bene. Bisogna capire qualche caratteristica di questa persona, perché magari quando si cambia la valvola mitrale, di solito qualcuno sviluppa una cosa che si chiama fibrillazione atriale. Questo lo dico perché, come caratteristica, questo tipo di aritmia in realtà può far mancare il fiato negli sforzi in salita, quindi capire bene le caratteristiche di questa tipologia di patologia di questo signore ci dà anche indicazioni in più, ma sicuramente camminare fa bene. Per questa persona, se ha messo delle protesi meccaniche, purtroppo credo che debba prendere la terapia anticoagulante, allora quindi cercare di evitare il più possibile il rischio di traumi. Questo non vuol dire girare con un casco per la strada, però cercare di stare attento molto ai traumi, perché i traumi, soprattutto traumi cerebrali o traumi addominali sulla milza, rischiano di essere più complessi rispetto a una persona che non prende l'anticoagulante. C'è anche gente che lo fa comunque, di tenere sempre il casco. Allora abbiamo un altro messaggio. Ho sempre fatto l'elettrocardiogramma come esame di prevenzione. È sufficiente o conviene fare anche un ecocardiogramma? Ho 43 anni. Daniela. Ma diciamo che di solito nella prevenzione non serve fare l'ecocardiogramma, a meno che nella visita di prevenzione non si riscontrino delle anomalie, anomalie elettrocardiografiche oppure anomalie durante la visita. C'è un soffio cardiaco che magari può avere delle caratteristiche particolari che ci possono far sospettare di avere una patologia valvolare alla base. Quindi di solito nella visita preventiva non serve fare l'ecocardiogramma, che è un esame di secondo livello. Conviene sempre segnalare disturbi, come dicevamo prima, perché a quel punto non ci si limita più a fare la preventiva, quindi guardare gli esami del sangue, ascoltare la paziente, fare l'elettrocardiogramma, ma se c'è un sintomo, fare qualcosa di più. Allora in questo caso l'ecocardiogramma può essere un plus. Abbiamo altri messaggi. 49 anni, diagnosi di lieve insufficienza mitralica, come devo comportarmi? Qua diciamo che è difficile, dipende dalla caratteristica dell'insufficienza mitralica. Una lieve insufficienza mitralica su un cuore strutturalmente normale, cioè questa valvola che è formata da due lembi, che non hanno un'anomalia strutturale, no? Cosa vuol dire insufficienza mitralica? Immaginiamo un armadio che ha due ante, le due ante si appoggiano una all'altra, però non combaciano, diciamo così, alla perfezione, quindi tra l'interno dell'armadio e l'esterno dell'armadio passa un po' d'aria. Se però la valvola strutturalmente è normale, l'insufficienza mitralica è lieve delle volte, e più si dice da performance dell'apparecchio, cioè dell'ecografo che ci fa vedere oggi delle cose che sono una volta magari non riusciamo neanche a vedere, rispetto a un'anomalia strutturale della valvola, in realtà che è magari diciamo, il prolasso della valvola mitrale, dove una di queste due ante in realtà rientra all'interno dell'armadio. Ecco, a seconda delle caratteristiche anatomiche della valvola che genera l'insufficienza, uno può fare una valutazione su quello che sarà il futuro o meno, tenendo conto che è difficile prevederlo sempre.
ma in questo caso, vista l'insufficienza mitralica lieve, credo che lui possa farsi la tua attività normale. Qualche volta sull'insufficienza mitralica sconsigliamo l'attività fisica isometrica, cioè quella dove si sollevano i pesi, perché questo può spingere queste due porte in maniera anomala, quindi creare un aumento di questa insufficienza. Abbiamo un altro messaggio. Sì, dopo il Covid mi hanno detto che per l'attività sportiva ho bisogno di un ecocardiogramma. Quali sono i rischi per il cuore dopo aver preso il Covid, Simone? Ma questo di solito si richiede la medicina dello sport, soprattutto per le attività fisiche agonistiche, viene richiesto non sempre in maniera, secondo me, corretta e idonea, un ecocardiogramma di controllo per escludere quello che la patologia da Covid può dare a livello cardiologico, quindi una pericardite o una miocardite. Questo viene dato come indicazione di routine agli atleti professionisti. Quindi agonisti professionisti devono farlo tutto. Sugli altri, in realtà, sugli atleti non professionisti, è a discrezione del medico di medicina dello sport e a discrezione del fatto che quale sia la clinica da Covid. Faccio l'esempio: se una persona gioca a pallavolo, cioè mia figlia gioca a pallavolo, è stata trovata positiva al Covid senza sintomi, andare a richiedere a questa ragazzina di 14-15 anni un ecocardiogramma che non ha avuto, tra virgolette, la malattia da Covid, ma ha avuto soltanto la positività. Diventa non tanto corretto né dal punto di vista psicologico, non ci aggiunge nulla alla clinica e in realtà stringe un imbuto su un ecocardiogramma che può essere utilizzato per persone che ne hanno più bisogno. Questo è il primo punto. Se, di, cambia invece se la paziente è stata positiva al Covid, ha avuto degli sintomi, tra virgolette, di insufficienza respiratoria, anche non gravi, allora in questo caso può essere utile, prima di riprendere un'attività fisica agonistica, e allora completare con l'ecocardiogramma. Tant'è vero che oggi ci sono proprio delle linee guida date. Differenza tra lo sportivo agonista, professionista, giocatore di calcio della Juventus che fa la positività al Covid e deve rifare tutte le modalità sportive, diverso rispetto a quelle che sono le attività fisiche agonistiche dei ragazzi, magari che non sono professionisti, quindi va scelto in base alla sintomatologia e non soltanto al fatto che sia positivo o meno al Covid. Abbiamo ancora un messaggio. Ho 55 anni, mio fratello ha avuto sostituzione valvola aorta. Sarò anch'io a rischio? Ah, direi di no, adesso 55 anni probabilmente aveva una valvola aortica bicuspide, credo io, perché questa è la caratteristica legata all'età, che non c'è un'ereditarietà diretta, è quello che può fare questo ragazzo, perché 55 anni lo ritengo ancora un ragazzo, è quello magari di rifare un ecocardiogramma per vedere se ha questa patologia, anche se non c'è una diciamo, ereditarietà diretta rispetto a quella del fratello. Ancora un messaggio. Sono Andrea, le attività sessuali per un cardiopatico di 65 anni, una o due volte alla settimana, sono sconsigliate? È uscito anche un articolo su questo che generalmente no, ma forse in questo caso, eccolo qua, è 0,2%, però ecco, voglio sentire il dottore su questo caso specifico. Sì, perché in realtà l'attività sessuale è un'attività considerata un'attività aerobica, salvo casi estremamente particolari e salvo caso quando si utilizzano dei farmaci, diciamo che migliorano la performance, che vengono utilizzati senza il supporto del medico che ne stabilisce le indicazioni e le controindicazioni, però in generale non viene considerata un'attività a rischio. Ok, non dovremmo avere altri messaggi, allora vabbè, abbiamo ancora 2 minuti. Sulla questione del sesso, dicevamo, c'è una notizia di poche ore fa, siamo su il post. Ebbene, il sesso non fa quasi mai male al cuore, solo lo 0,2% degli attacchi cardiaci è avvenuto mentre si faceva sesso. Avrei ancora una domanda invece sull'alcol, che sempre notizia di questi giorni, periodico italiano, l'alcol non fa bene anche in piccole dosi, lo studio della Federazione Mondiale di Cardiologia. Questo potrebbe essere interessante perché a volte in piccole dosi, magari il vino si dice che da un punto di vista vascolare non è neanche male. Però, Sì, ecco. diciamo che la quantità e la qualità fanno sempre comunque la differenza. Una volta i nostri ci dicevano che il vino rosso fa buon sangue, noi perché sapevamo che quel mezzo bicchierino di vino in realtà rosso aumentava, si dicevano, aumentava il colesterolo buono, l'HDL. In realtà si è visto che poi in piccola dose bisogna capire bene la piccola dose. In realtà c'è tutto un meccanismo legato all'attività antiossidante che si può sviluppare utilizzando superalcolici soprattutto perché credo che lo studio fosse riferito soprattutto agli superalcolici e alle bevande tipo la birra, se non sbaglio, queste cose qua.
Sì, stavo guardando, ma mi sembra abbastanza generico. Allora, al volo un ultimo messaggio, siamo proprio allo scadere. Evento ischemico transitorio a 52 anni, dopo mi è stato consigliato di chiudere il FOP con familiarità per cardiopatie. Ma l'ipertensione esisterà anche dopo la chiusura, potrà migliorare Maria Teresa. No, credo che siano due cose completamente diverse, quindi questo è quello che dicevamo prima, l'indicazione a chiudere il foramen valepervio è un evento criptogenetico, la priorità del foramen valepervio sotto i 55 anni, in realtà l'indicazione ci può stare all'ipertensione e non è strettamente correlata al foramen valepervio. Ed è tutto dunque con Buongiorno Dottore, naturalmente grazie al cardiologo delle Molinette, il dottor Gianluca Lunni, per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata, buon proseguimento. E naturalmente buon proseguimento con i programmi di Rete 7. A presto.